Cibo scadente fornito ai pazienti del Policlinico San Matteo, un problema su cui la Commissione di Garanzia del Comune di Pavia vuole vederci chiaro. Le segnalazioni sono numerose e riguardano in particolare il reparto di pediatria ed il personale ospedaliero. Il tema è stato evidenziato anche da alcune sigle sindacali, spingendo il vicepresidente della Commissione Gennaro Gallo a convocare la seduta per il prossimo 10 maggio. A seguito di richieste notizie che ho avuto da degenti, anche sanitari e anche da alcune richieste fatte dai sindacati, si parla appunto di una del servizio mensa che offre dei pasti non alquanto di alta qualità. E questa cosa per un politico, soprattutto un amministratore locale che ha cura Pavia, ha cura anche del San Matteo, che per noi è un'eccellenza importante, rispondere alle richieste dei cittadini. Il tema è destinato a generare forti polemiche, anche politiche, ma il vicepresidente della Commissione di Garanzia Gallo vuole andare fino in fondo alla vicenda. Il fatto che siano coinvolti, infatti, anche i piccoli pazienti di pediatria è un motivo in più per chiarire il problema. Il prossimo 10 maggio al Mezza Barba toccherà al rappresentante del comune nel CDA del Policlinico fornire una valida spiegazione. Ho deciso di convocare il nostro rappresentante, l'avvocato Piana, che è rappresentante presso il San Matteo, appunto per sapere il perché, o quantomeno per capire cosa si possa fare per aiutare appunto i degenti, soprattutto il reparto pediatrico, dove ci sono dei bambini che a volte